Oggi un video extra. Perché? Perché Sony ha lanciato e presentato la sua nuova camera, la 6400. Volevo introdurre questa camera che ha presentato Sony perché se ne è parlato tanto e se ci si aspettava una camera che continuasse l'innovazione apportata con la A6500. E quindi si aspettava una camera che si potesse chiamare A7000, una cosa del genere. In special modo una camera con sensore APS-C di Sony che avesse le stesse caratteristiche e che potesse competere con le altre camere con un sensore più piccolo, faccio esempio della GH5 o come Fuji ad esempio con l'X-T3. Ma invece Sony ci presenta la 6400, che non è la camera che deve succedere alla 6500, ma anzi viene prima. È una camera che va a sostituire e che va naturalmente nei confronti, va ad aiutare chi voleva una camera con lo schermo ribaltante 180 gradi. E quindi parliamo di tutti i possessori della serie 5000, dalla 5100, che è stata un'ottima camera, tanto apprezzata da youtuber e da vlogger. Ora, con la 6004 ci si avvicina tantissimo al grande sistema e alla grande qualità della 6005. Naturalmente abbiamo qualcosa in meno, perdiamo ad esempio il jack per le cuffie, ma abbiamo il jack per il microfono ed abbiamo questo schermo ribaltabile di 180 gradi, che però, come ci hanno mostrato alcuni che hanno già avuto la possibilità di poterla provare, è una camera che sì, con i suoi 24 megapixel, cerca un compromesso del mercato senza doverlo stravolgere. Probabilmente Sony sta preparando delle mosse e sta attendendo i concorrenti con le loro prossime mosse, ed è per questo che presenta una camera che va a sostituire la 6003 probabilmente sotto alcuni punti di vista, ma che comunque rimane una spanna sotto la 6005. Abbiamo il sensore da 24 megapixel totalmente nuovo, con un sistema di messa a fuoco completamente rivisto, che deriva naturalmente, come quello della 7.3, dalla A9, e con un'interessante funzione che è quella del tracking dell'occhio, molto molto funzionale e particolare come sistema. Naturalmente come camera e come sensore nuovo abbiamo la possibilità di salire di ISO. Naturalmente non abbiamo i livelli della 6005, ma comunque riusciamo tranquillamente a lavorare ad alti ISO senza andare a distruggere l'immagine. E se c'è una cosa che mi fa storcere un pochino il naso è il fatto che comunque abbiamo, se mettiamo un microfono esterno sulla camera, quindi sulla slitta hot show che abbiamo presente sulla camera, questa andrà a coprire completamente il monitor. E quindi monitor che sì, flippa 180 gradi, ma come per esempio per la Canon M3 abbiamo il problema che ci ritroviamo il monitor coperto dal microfono e quindi diventa inutile. Ma questo è per l'aspetto e per chi volesse utilizzarla come camera da vlogger. Per tutti gli altri utilizzi probabilmente questo problema non nasce, ad esempio per chi utilizza dei sistemi di registrazione esterni. Naturalmente queste sono delle impressioni su quello che si è visto nei primi momenti. Se avremo la possibilità di poterla provare, di sicuro sarà interessante poterla confrontare con le sorelle maggiori, con la 6005 e con la Sony A7 III, per capire e carpire le differenze, in attesa che Sony rilasci la sua Sony A7S III, che probabilmente è la camera più attesa sul mercato da diversi anni. Insomma, spero che questo breve video di introduzione a questa nuova camera vi sia piaciuto. Vi lascio in descrizione qualche link di riferimento con qualche dettaglio tecnico in più, dove poter andare a leggere la scheda tecnica e tutte le potenzialità, però mi faceva piacere condividere con voi questa notizia. Ultima informazione, la camera probabilmente sarà disponibile da metà febbraio e in costo per il solo corpo macchina, se non vado errato, che si aggira intorno agli 800-900 euro, probabilmente 1000-1100 in kit con un'ottica Pancake, la 16-40 se non vado errato, 16-50, una cosa del genere di Sony 3556. Quindi cos'altro dirvi? Se avete delle domande potete scrivermele qui nei commenti, non dimenticate di iscrivervi al canale e noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.